Thank you.
Benedetta
stato tra le donne. E nella preghiera dell'Ave Maria, che ben presto raggiunto anche il titolo Teotoco, Madre di Dio, santifico nel Concilio di Efeso. Queste parole noi le usiamo ogni giorno per chiederci di pregare per noi peccatori, perché tu interceda con severezza adesso nelle concrete situazioni della nostra vita e anche nel momento finale, perché ci accompagni come madre nel passaggio alla vita eterna. La fede del nostro popolo, Maria Santissima, è certa nel fatto che tu sia sempre presente accanto a noi, tuoi figli, soprattutto quando ci troviamo nella difficoltà e nella prova. Se infatti qualcuno di noi sperimenta la solitudine e l'abbandono, tu madre ti fai vicina, come è accaduto quando sei rimasto accanto al tuo figlio, anche quando tutti lo hanno abbandonato. Sì, Vergine Maria, tu sei stata sempre presente nella nostra vita e nelle vicende della nostra Chiesa, con la tua severezza materna. Abbiamo avvertito in modo particolare la tua presenza in mezzo a noi nei giorni duri della pandemia, nei quali sei stata accanto a noi tutti, e particolarmente alle persone che purtroppo hanno concluso il loro cammino terreno in una condizione di isolamento, senza il conforto della vicinanza dei loro cari. La tua maternità ci fa essere certi che le preghiere rivolte a te non sono mai vane o inascoltate. Tu infatti sei la donna del sì, sei colei che ha colto con prontezza l'invito dell'angelo. Per questo rispondi pure alle nostre suppliche, ascolti. Per questo mi piace terminare invitando tutti a ringraziare la Trinità, a ringraziare l'eterna comunità d'amore che ti ha creata e che ha riempita di grazia, di amore, di bellezza. Per questo diciamo insieme gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore e nel nome di Maria. A tanti pace.